Hyundai è cresciuta nelle ambizioni, nell'immagine e nella qualità, ma può essere una vera alternativa a un mostro sacro come Volkswagen? I 40 contro Passat, ecco la risposta. Ecco, allora, parlando di design non si può dire il contrario, la Hyundai i40 è sicuramente delle due vetture quella meglio riuscita. LED nei gruppi ottici, scanalature che percorrono tutto il corpo vettura e una coda che si chiude in stile coupé. Tu Adriano, cosa hai da dire sulla tua Passat? Senza dubbio la tedesca è molto più classica, pochissimi tratti a caratterizzare il design. Questo del resto è il nuovo corso impostato da Walter da Silva, il capo designer del gruppo. Una calandra che è simile dalla Polo alla Touareg, pochissimi segni, non ci sono LED, non ci sono cornici cromate né profili neri. La Passat è il trionfo della sobrietà, senza dubbio. Sì, vabbè, comunque direi 1-0 per la Hyundai, sei d'accordo? Sì, non c'è dubbio, 1-0 per la Hyundai. Vincere la sfida del design significa forse per Hyundai i40 perdere qualcosa dal punto di vista dell'accessibilità. Vedete, l'ingresso alla seconda fila è leggermente penalizzato dalla chiusura spiovente del tetto. Una volta però dentro, il divano accoglie con agio fino a 3 occupanti. E tra l'altro lo schienale è regolabile in inclinazione e abbattibile in 2 porzioni per aumentare ancora di più il volume di un bagagliaio già di per sé piuttosto capiente e caratterizzato da una soglia di carico piuttosto bassa. Se è di accessibilità che si parla, la Passat ha senza dubbio una marcia in più. Il taglio verticale della coda consente infatti di caricare oggetti ingombranti senza incontrare ostacoli, mentre 2 leve ai lati del bagagliaio consentono di abbattere gli schienali posteriori senza dover girare attorno alla vettura. Passando all'abitabilità posteriore, il taglio più classico della linea della Passat consente un'accessibilità senza dubbio più agevole. Una volta a bordo, 2 occupanti trovano spazio senza problemi, mentre il terzo deve fare i conti con il tunnel della trasmissione, creato per fare posto all'albero della trasmissione delle versioni 4Motion. Più che un posto di guida, la Hyundai i40 offre una vera e propria postazione multimediale. Vedete comandi al volante, grande schermo touchscreen, una strumentazione ricca e facile da consultare, vani portaoggetti sparsi un po' ovunque e più in generale, diciamo, una qualità percepita davvero elevata. Plastiche di qualità, assemblaggio curato, disposizione razionale dei comandi. Appena salite a bordo ci si trova immediatamente a proprio agio sulla Passat. Tuttavia, rispetto alla i40, il design è meno ricercato, meno moderno, meno movimentato. Un classico che non stanca, ma che potrebbe anche risultare un pochettino noioso. Quindi cosa dici? Capitolo funzionalità degli interni, facciamo vincere la Passat. Assolutamente sì, 1-1 e palla al centro. Adesso vediamo come se la cavano su strada invece. Il motore che stiamo provando è il turbo diesel 1.7 da 136 cavalli equipaggiato con il cambio automatico a 6 rapporti. Cosa dire di questa vettura? Allora, una station, quello che si chiede è sicuramente di essere comoda e facile da guidare e la i40 risponde in modo molto appropriato. Il motore spinge bene, non si deve tirare perché in questo caso accusa un po' il colpo e anche alle alte velocità è piuttosto rumoroso, non è una campionessa di silenziosità. È nata sicuramente per macinare chilometri e non per bruciare i tempi, ma se si vuole guidare con un po' di brio allora si può scegliere la selezione manuale delle marce ed eventualmente anche premere il tasto sport presente sulla console, grazie alle quali si velocizzano gli innesti dei rapporti. Dal punto di vista dinamico, la Passat colpisce senza dubbio per il comfort. Le sospensioni sono morbidissime, in autostrada come in città, mentre il motore contiene la rumorosità grazie anche al cambio DSG a 6 rapporti, che utilizza i rapporti più alti e contiene il regime di rotazione. Ovviamente, date le premesse, non ci si può aspettare un comportamento dinamico e sportivo,
la tenuta di strada è di buon livello, così come la stabilità, che non è mai in discussione anche grazie alle SP. Però il divertimento è sicuramente tutt'altra cosa. La passata è infatti morbida sulle quattro ruote e quindi la precisione di guida in curva non è sicuramente di alto livello. Per quello che riguarda il motore, la spinta è assolutamente costante da 1500 fino a 4000 giri, mentre l'accoppiata col cambio è sicuramente riuscita, perché il DSG a 6 rapporti sfrutta bene le doti di coppia del 2000 TDI da 140 cavalli, sia ai bassi regimi che agli alti regimi. Immagine, funzionalità e guida su strada. Sì, la Hyundai i40 può essere considerata una valida alternativa alla Passat, con anche un piccolo vantaggio: se il prezzo delle due vetture è molto simile, i coreani però garantiscono 5 anni di sogni tranquilli contro i due dei tedeschi. I wanna be with you everywhere.